Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Chiamate se i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e infermità. E li mandò con questa ingiunzione: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i leprosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Gesù compie la sua missione. Egli insegna, egli risana, egli libera. Ma egli non prende per sé, esclusivamente per sé, questo potere, ma lo condivide con gli apostoli che formano con lui come un unico collegio. Condivide con gli apostoli il potere di predicare, cioè di insegnare la verità, il potere di guarire gli infermi, il potere di cacciare i demoni, il potere di guarire i lebrosi. E dice: rivolgetevi alla casa alle pecore perdute della casa di Israele. Sono come pecore senza pastore. Eppure avevano tanti pastori. In ogni città o villaggio c'era la sinagoga, dove si leggeva ogni sabato la scrittura e dove c'era il maestro che spiegava. C'erano i servizi del tempio, puntualissimi. C'erano le scuole di scribi e di farisei, le scuole dei grandi maestri. C'erano 24 classi di sacerdotali che si avvicendavano nel Tempio. C'erano i Sadducei, i sacerdoti, che avevano grande credito. Eppure Gesù si lamenta che sono pecore senza pastore. Mancava il vero pastore, e il vero pastore era lui. Questi non predicavano la verità tutta intera. Questi non guarivano gli ammalati. Questi non cacciavano i demoni. Questi non curavano i lebrosi. E la gente periva. E allora Gesù manda gli apostoli e dice: andate, andate. Quello che ho cominciato a fare io, fatelo anche voi. Non esige da loro molta istruzione, molta preparazione. È lui che li manda. È lui che supplisce alla formazione, all'istruzione. Una cosa era necessaria: attenersi a quello che egli diceva. E nella fedeltà a Cristo, gli apostoli si dividono, vanno a due, mai soli, perché questa è l'ingiunzione del Maestro, guariscono, curano gli infermi, predicano la verità, cacciano i demoni.
E ritornando gongolante di gioia, dopo la prima missione, si presentano a Gesù e dicono: Maestro, Maestro, che cose meravigliose abbiamo visto, anche i demoni, appena noi parliamo, vanno via. E Gesù non gioite di questo, gioite piuttosto nel considerarvi servi inutili e gioite che i vostri nomi sono scritti in cielo. Comunque Gesù dà il mandato agli apostoli. La messa è molta, gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messa perché mandi molti operai. La gente muore, la gente viene circuita dal maligno, la gente è inferma, la gente non ha chi senta la verità. Andate. Queste parole del Maestro sono attuali anche oggi. Chi è che predica la verità? Siamo ben pochi sacerdoti. Noi predichiamo, sì, ma non è sufficiente la nostra predicazione. Non giunge dovunque. E poi la nostra voce è frastornata da molti e molti maestri di verità che sono maestri di menzogna. La stampa, la televisione, tutti gli altri mass media sono usati da ciarlatani, da improvvisati maestri che possono dire tutto ma non possono dire niente di Cristo, verità eterna. Non possono comunicare la verità, perché per comunicare la verità bisogna avere la verità. E la verità viene comunicata da colui che è verità, Cristo Gesù. Chi non possiede Cristo Gesù, chi non vive in Cristo Gesù che è verità, non può annunziare la verità. La verità si comunica non soltanto alla mente ma ai cuori. La parola di Dio viene trasfusa nei cuori come un germe di vita. Ed è questo germe di vita che produce la conversione, che produce la nuova vita. E allora la prima cosa che dobbiamo fare è pregare, pregare fratelli e sorelle, secondo l'invito del Signore, pregare perché la messa è morta, gli operai sono pochi, pregare perché i sacerdoti si moltiplicano, perché si moltiplicano i ministri della parola. Aiutiamoci gli uni gli altri per predicare la parola, affianchiamo i sacerdoti in questo triplice ministero di predicare, di curare gli infermi, di cacciare i demoni. È vero che il potere è stato dato soltanto agli apostoli e ai discepoli, quello di curare, guarire e cacciare. Però noi possiamo collaborare e formando un'unica chiesa possiamo anche noi intercedere presso il Signore perché la verità sia ricevuta, perché le malattie siano espunte, perché le infermità vengono guarite, perché i demoni vengono cacciati, perché si faccia in tutte le persone che appartengono a Dio la verità, l'amore, la pace, e si è data a tutti la vita. Una raccomandazione del Signore è questa: gratuitamente date, gratuitamente, perché gratuitamente avete ricevuto. Il discepolo del Signore non può prendere nulla, e quando si dice nulla, nulla. Gli apostoli furono mandati dal Signore senza bisaccia dove mettere il pane, con una tunica sola, senza bastone, un paio di sandali basta, perché il discepolo del Signore
va povero, resta povero durante la sua missione e torna povero. Guai a quelli i quali vanno bene equipaggiati, guai a quelli che si equipaggiano durante la loro missione, guai a quelli che tornano equipaggiati, meno poveri, quando tornano dalla loro missione. Povertà all'inizio, povertà durante, povertà dopo, al termine. Perché la povertà, il distacco dalle cose, è il contrassegno di Cristo e di coloro che lavorano con Cristo. Ecco perché chiunque prende un soldo non è dei nostri. Chiunque si avvantaggia non è dei nostri, non è di Cristo. Tutti abbiamo ricevuto gratis e tutto dobbiamo dare gratis. E quando si intende gratis, non si intende soltanto del denaro, ma di tutte le altre forme di gratificazione. Tutti siamo servi, gli apostoli sono servi inutili. È un servizio che si compie nel nome di Cristo. La retribuzione la riceve Cristo ed è Cristo che poi ridonderà o farà ridondare in piogge di grazie. Tutte quelle retribuzioni di preghiere, di gratitudine che noi diamo a Lui. Gli apostoli non c'entrano. Sono i trasmettitori di un bene che non è di loro, di un bene che appartiene al Signore. Sono i portatori di un bene del Signore, gli annunciatori di un bene eterno, che è la verità. Sono i portatori della salute, che non è di loro, è del Signore. Sono i portatori della liberazione, che non è di loro, è del Signore. Sarebbe un errore dire che la guarigione viene da una persona, che quella è più forte, quella è meno forte. Sono errori che possono generare confusione e fioriscono sulla bocca dei maghi. Quel mago è più forte, quell'altro è meno forte davanti a Dio. Tutti i ministri di Dio sono servi, uguali. La forza è lo spirito, il quale si può servire di chiunque. Il sacerdote agisce non a nome proprio, nel nome della Chiesa. Come quando si dice la messa di un sacerdote vale di più di quella messa di un altro sacerdote. No, le messe sono tutte uguali, chiunque sia il sacerdote che le celebra. Così le preghiere di guarigioni sono uguali, le liberazioni sono uguali, perché dietro colui che guarisce, dietro colui che libera, c'è Cristo Signore. Qui nel regno di Dio non ci sono più forti o meno forti, l'unico forte è Cristo Gesù. Quello che è necessario è agire nel nome di Cristo Gesù, ed è Gesù che dà la sua forza a chiunque vuole. Egli non confida nel cavallo, come dice la scrittura, né nel carro. Meglio sceglie i più deboli, i più inutili, per confondere i forti, perché nessuno si glori davanti a Lui, quasi chi sia Lui a guarire, a liberare, ad annunciare la verità. Quello che è necessario per il ministro o di guarigione o di liberazione o di predicazione è restare sempre in contatto con colui che è la verità, la liberazione e la guarigione. Tutto il resto è menzogna. Che bisogna bandire, bisogna affermare la verità. Nel campo magico è diverso. Lì c'è una componente umana, una componente psicologica, una componente diabolica. Ma nel campo nostro non è così. E allora piuttosto, fratelli e sorelle, lasciamoci curare dal Signore. Curati i leprosi. L'annuncio della verità
a penetrare la luce di Dio dentro di noi, e nella luce di Dio noi conosciamo i nostri peccati, ma anche la parola di Dio porta la grazia che rigenera, porta la vita. Chiediamo al Signore questa mattina la cura della lebbra, l'ammondazione della lebbra. Abbiamo la lebbra della mente, la lebbra del cuore, la lebbra del corpo. Tutto ciò che aderisce a noi e che è estraneo è lebbra. Ma la lebbra è particolarmente il peccato che aderisce al cuore. Mondiamoci dalla lebbra del peccato, rendiamo mondo il nostro cuore e lasciamo spazio alla verità di Dio, alla grazia di Dio e alla vita di Dio dentro di noi. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. È una parola di Gioele. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Invochiamo il nome del Signore, significa non pronunziare il nome del Signore. Non pronunziare il nome del Signore, ma significa fare sgorgare dal cuore la preghiera al Signore, fare sgorgare dal cuore la richiesta della presenza del Signore nella nostra vita. E c'è un altro testo di Marco 13. Signore, ci esorta a guardare a Lui e a attendere da Lui la vita. Il Figlio dell'uomo nel giorno ultimo si vedrà venire dai nubi con grande potenza e gloria. Ecco, noi aspettiamo che venga il Re della Gloria. Egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Siamo in attesa del Signore. Prepariamoci alla venuta del Signore con una vita pura, luminosa. Mettiamoci tutti in grazia di Dio e amiamoci gli uni gli altri, perché questo è il comandamento del Signore. Ti offriamo, Signore, tutte queste persone che hanno deposto qui per sé o per i loro cari suppliche per essere guarite, liberate, per avere aiuto da Te, Padre del Cielo, per i meriti del Tuo Figlio, per l'intercessione di Maria, nostra Madre, accoglie queste richieste ed esauriscile.
liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia. Ci rivolgiamo al Padre del Cielo perché voglia ancora operare in mezzo a noi le liberazioni, le guarigioni e altre meraviglie interiori. Soprattutto illuminazione della mente, conversione dei cuori, pacificazione tra le famiglie. Alziamo le mani in alto e da Lui che attendiamo ogni bene e gridiamo: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che ci compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di amore e di pace. E la mia strada, porta a te, che porta a te, la mia strada, e la mia strada, che porta a te, che porta a te, e la mia strada, e la mia strada, che porta a te, che porta a te, e la mia strada, Signore, che porta. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. La guarigione. Tanti di noi sono ammalati. O ammalati nella mente, o nel cuore, o nel corpo. Tanti di noi sono disagiati nel lavoro. Tanti di noi sono in tribolazione per situazioni coniugali, situazioni familiari. Tanti sono in costernazione per situazioni economiche o di lavoro. Noi abbiamo presentato al Signore tutti questi casi e chiediamo al Signore di voler intervenire. Però in questo momento chiediamo in maniera particolare la guarigione fisica. Tanti di noi abbiamo delle sofferenze e allora procediamo per ordine. Invochiamo l'aiuto del Signore sulle singole sofferenze, sui casi gravi incominciamo. Tutti quelli che sono afflitti da tumori, cirrosi, carcinomi, adenomi, e tutta questa c'è un frusaglio pericolosissima di malattie in cui il maligno c'ha la sua parte, in cui la perversità degli uomini che ha inquinato l'atmosfera sotto la spinta del nemico alla sua parte. Imploriamo della misericordia infinita di Dio la guarigione. Chiediamo al Signore di arrestare questi mali che affliggono l'umanità e non risparmiano nessuno. Tutti quelli che sono affetti da queste malattie tumorali in qualsiasi parte del corpo, tutti quelli che hanno parenti o amici che stanno a cuore, in questo momento siano tutti presenti qui
davanti a questo altare, davanti a Gesù liberatore. E tutti all'impiedi chiediamo, gli uni per gli altri. O Gesù liberatore, ti preghiamo per il tuo sangue, sparso per noi, di liberarci da tutti i tumori in qualunque parte del corpo essi imperversano. Arresta, Signore Gesù, i tumori, i carcinomi, gli adenomi e tutti questi mali con qualsiasi nome si chiamino cedono tutti, o Signore, alla potenza del tuo braccio. Comanda tu, o Signore, a questi mali di arrestarsi. Liberaci, o Signore, da questa lebbra perniciosa. Ti offriamo tutti questi mali. Perché scenda la potenza della guarigione. Spazza via, o Signore. Questi mali. Dal nostro corpo. Dal corpo dei parenti. E degli amici. Noi confidiamo, Signore. Che per il tuo sangue sparso per noi. Per la potenza del tuo braccio. Tanti tumori si arresteranno. Tanti carcinomi segneranno il passo. E alcune persone saranno guarite. Questa è la nostra fede. E noi questa mattina ti rendiamo grazie perché ci hai guariti. Perché hai alleviato le nostre infermità. Perché hai distrutto tanti germi del male. Perché a tanti mali hai detto. Fermati. Non avanzare. Perché hai prolungato la vita. In questo momento. A tante persone. Che temevano. Grazie, Signore Gesù. Segna, poi leggiamo. E adesso, Signore Gesù, ti presentiamo tutte le disfunzioni del corpo. Fratelli e sorelle, tutti quelli che avete problemi al petto o allo stomaco, cioè tutti quelli che avete problemi ai polmoni, all'apparato circolatorio, al cuore, all'apparato digerente, al fegato, alla milza, alla colicista, ai reni, agli organi di riproduzione, la potenza di Dio non si arresta. Dio vuole guarirci questa mattina. E allora con fede chiediamo al Signore la guarigione di questi mali. Signore Gesù, ti offriamo le cirrosi epatiche, i fegati ingrossati, infiammati, ti offriamo le colicisti, doloranti, il pancreas, la milza, ti offriamo i polmoni, il cuore, tutto il sistema vascolare. Ti offriamo, Signore, gli organi della riproduzione. Ti offriamo i reni. Ti offriamo, Signore, l'intestino. Il ventre. Ti offriamo, Signore, le ovaie. E gli uteri doloranti. Ti offriamo i fibromi. E tutte le altre malattie che affliggono il nostro busto. Signore Gesù, le tue mani siano su di noi. Poggia, Signore Gesù, le tue mani sui fegati, sulle milze, sulle colicisti, sui polmoni, sul cuore, sul
cuore, sui reni, sugli organi delicati, su tutte le parti del corpo, dove si annida il male. Noi te lo offriamo, Signore Gesù. Tu hai detto che ti sei caricato dei nostri dolori e delle nostre infermità, e per le tue piaghe noi siamo stati guariti. Grazie, Signore Gesù, perché tu mi stai toccando. Tu stai toccando il mio fegato, i miei polmoni, la mia trachea, la mia laringe, la mia faringe, le mie coronarie, i miei reni, i miei organi genitali. Grazie, Signore Gesù. Grazie perché mi stai liberando da tante cisti e di alcuni fibromi. Grazie, Signore Gesù, perché sei grande, buono e meraviglioso. Grazie, Signore Gesù. Io adesso, Signore, ti offro le mie gambe e le mie braccia. Signore Gesù, tutte le disfunzioni delle gambe e delle braccia vi offro a te. Ti offro la mia pelle, tutte le psoriasi e tutti gli altri mali della pelle, tutti i mali del sangue. Correggi, Signore, le piastrine, i globuli bianchi, i globuli rossi, risana le leucemie e tutte le altre malattie del sangue. Da robustezza alle mie braccia, da forza alle mie gambe, guarisci le mie sciatiche, guarisci le rotole e le caviglie dei piedi. Signore, ti offro tutto il mio corpo. Tocca, mio Signore, ed io sarò guarito. Ed io ti ringrazio, Signore Gesù, perché questa mattina mi stai liberando, mi stai guarendo. E adesso, Signore Gesù, un'ultima grazia. Comandi alla febbre di allontanarsi. Srida la mia febbre. Srida la febbre dei presenti e dei nostri cari assenti. Come comandaste alla febbre della suocera di Pietro di allontanarsi. Ed essa si allontanò. Comando, Signore, a tutte le febbre di allontanarsi, di demordere e di non fare più forza contro i nostri corpi deboli. Noi speriamo in te, oh Signore. Tu sei la nostra salvezza. E siccome sappiamo che tu hai steso le mani e tu stai guarendo, ti ringraziamo in questo momento e ti rendiamo grazie con un canto di gioia. Yali tiani agara mayanti ala sharayana giriana kailayena ma yarani ane gerenti anishore tuarini aste. Tutti, tutti. Signore sta guarendo. L'angelo del Signore passa. Il Signore sta toccando. Il Signore sta consolando. E il Signore accompagnato dagli angeli. C'è sua madre che passa mezzo a noi. Cantiamo, cantiamo Gesù. Cantiamo a sua madre. Cantiamo con gli angeli santi. E riceviamo la carezza del Signore. La pace del Signore, la gioia del Signore, la salute del Signore.
Grazie Signore Gesù. Chi si è sentito toccare dal Signore, alzi la mano. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Benediciamo il Signore, confidiamo nel Signore, perché Egli è passato e ha guarito. Grazie Signore. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga Signore nel nostro cammino e ci guida il bene eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vivere ricca di Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Se ci sono testi della Scrittura, quelli che hanno ricevuto parola di conoscenza o indicazioni bibliche, sono pregati di denunziarle perché siano proclamate. Da Isaia 26:11-13. Signore, sta alzata la tua mano, essi non la vedono. Vedono allo stendere il tuo amore geloso per il popolo, anzi il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori. Signore, ci concederà la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Signore, nostro Dio, altri padroni diversi da te ci hanno dominato, ma noi te soltanto il tuo nome invochiamo. Grazie, Signore Gesù. Adesso vediamo Marco, quant'è? Marco 1:21-28. Poi vediamo l'altro. Ecco, qui c'è la liberazione a Cafarno di un indemoniato e la guarigione di una persona. Grazie Signore Gesù. L'altro qual è? 7? L'altro prima ce n'è un 7? Come? Matteo? Io verrò e lo curerò, rispose Gesù. Ma il centurione riprese, Signore, io non sono degno che tu entri nel mio tetto, di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Grazie, Signore Gesù. Ed è l'ultima, eh? Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, perché i cieli si dissolveranno, la terra si logorerà, ma la mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non sarà e annientata.